Comunque Luna, se vuoi, oggi puoi indossare i miei Ray-Ban. Sono invece per te ho preso i Gucci, ci sta, ci sta veramente, lo so, da vista Gucci e da questo originale, vedi che c'è la tacchetta. Ma che bello che io sono qua da solo, me le faccio per merito da solo. Anch'io mi farei anche le storie, oh, un paio di Ray-Ban per fare. Secondo me la gente piacerebbe, sì, sì, vorrei farlo, se cagate qua, che poi dopo cioè, devo fare le serie, quindi dico di andare a farle. È come quando sei in giro in moto che dici non ci pensi di come devi fare il video eccetera, però poi in realtà se arrivi a casa che non ci hai pensato non c'è male. Fatti così. Ciao fans, nel secondo video di questa serie vi abbiamo mostrato quasi tutto il processo realizzativo della nuova sella. Dico quasi perché alcuni passaggi sono stati saltati sia perché troppo lunghi, sia perché rischiavano di far rubare i trucchi del mestiere a Dario. Vi lasciamo la I in alto a destra per vedere il video se ancora non l'aveste fatto. Detto questo, possiamo lasciarvi al terzo video della serie in cui vi facciamo vedere il prodotto finito. Buona visione! One week later. Ok, sono pronti? Sì. Quindi, Luna, è passata una settimana, ci ritroviamo qua con la sella già fatta. Aspetta. Poi... ho fatto un gesto tecnico. Ah, tipo? Ho fatto tipo... Anch'io c'ho un pezzo dove c'è un pantalone, una volta, sì. No, va bene. Dopo una settimana reintroduci con quello che sei fatto. Ciao, Hans! Ok, boh, anche questa settimana puoi andare a casa. Va bene. No, è già qua la sella finita questa volta, quindi non devi andare a recuperare niente. Ottimo. È venuta una figata pazzesca. Cioè, quando me la immaginavo non pensavo sarebbe venuta così bene, ma non perché. Perché quando fai il progetto non ce l'hai bene in mente poi il risultato finale. Hai un'idea, ma poi averla qua finita è... cioè, quasi troppo. È vero. È quasi troppo, veramente. Capito, è bellissima. Spesso. Vuoi dire qualcosa su come... vabbè, come l'abbiamo fatta si vede già nei video precedenti, tutto il progetto che abbiamo fatto, eccetera. E... non so, magari lo faccio vedere con l'iPhone che posso riprendere da vicino. Sì. Io vorrei farei parlare un po' Luna, comunque. L'ho fatto senza far partire il video, perché per sincronizzare i video serve... abbiamo qua il ricamo... nostro, quindi sponsorizzata, e qua il ricamo di Dario, quindi cioè è praticamente una doppia pubblicità, cioè è una partnership ormai anche consolidata anche proprio sulla sella, sì. Cioè non è più una roba solo immaginaria. Adesso che ci sono le due scritte, io proprio... non posso far vedere il tatuaggio perché è ancora coperto. Ma l'hai fatto davanti o dietro? Ma è davanti. Perché dietro secondo me tipo fa un po' maglietta da calcio. Ah, però tu non potevi saperlo, ma io sono tatuato sia davanti che dietro, quindi no. Non c'è più spazio. Ho fatto davanti me un'altra. Se lo fai per il lungo, esatto, perché per il largo cazzo. Se ci stava per il largo voleva dire che c'è un mostruoso. Mostruoso. No. Altro che poi, cioè serviva un barattolo di lubrificante. Vaselina so. Tipo proprio a manate. Beh, niente, cosa possiamo dire riguardo questa sella? Cosa abbiamo fatto? Esatto, antiscivolo sopra. Antiscivolo, ecco, partiamo dalla parte puramente con estetica. Con la cucitura tutta rombi, trapuntata, sì. Bellissima. Esatto. Sotto c'è anche uno strato di comfort diverso da quello che c'era prima perché era ridicolo. Esatto. Cioè c'è un pezzo nel video dove dice quasi un'offesa verso chi la compra, che effettivamente... è vero, ragazzi, purtroppo è vero. In questa settimana ho fatto anche un'altra sella di una MT-08 che non esiste, 09 o 7, no 09, ok, e, o da 10, non mi ricordo, 9 forse, che è sempre comfort, era su quel sottile strato di memory che secondo me è un insulto per chiamarla comfort, soprattutto per il prezzo, perché è 320 euro, ricordiamo, no, non è proprio fattibile.
E vabbè, quindi allora la parte estetica, esatto, il tecnicismo è più importante dell'antiscivolo, che è stato messo su entrambe le postazioni, nonostante magari non lo userai tantissimo, però No, l'unica volta che questa. l'ho usata mi ha rovinato le carene. Quindi ci può salire, ma con i jeans e senza gli stivali. Giusto, ci sta. Jeans tecnici che ci hanno omaggiato, ricordiamo. Quindi non c'è neanche la scusa di dire non li ho, perché. Esatto, in descrizione trovate il sito. C'è un banner che comparirà qua. Il banner dei jeans non ce l'abbiamo, però ce li ha regalati PMJ, Ok. che. Quindi Prossimamente il ricordiamo. banner che Esatto, come un si dice? video solo per il Metti in ba. Ma non ce l'abbiamo il banner. Di farlo il banner! Esatto. Va Luna, bene. allora, facciamo il banner o no? Lui deve farlo. Ah no, grazie. Il grafico fan, se devo anche i banner un po' Marco, troppo. fai il banner. Come si chiama Gian? Gianmarco. Eh sì. Dai, lo chiamo Marco. Magari a lui piace più No, Gian. invece più Marco. Vabbè. Chiamiamolo Gianmarco, Esatto. così non sbagliamo. Comunque, allora, sì, dicevamo, la parte puramente estetica e tecnica è data più che altro dall'antiscivolo. Per il resto è stata abbassata come da richiesta del nostro amico e cliente Eros, Per le gambe corte. con le gambe corte, e quindi è stata abbassata. Allora, però ci tenevo a fare questa Che non sei precisazione. l'unico con le gambe corte. No, 2 su 3 sono corte. Non tutte. No, perché poi uno pensa subito, guarda, no, Ok, 2 su 3. ci sta. Anche Perché tu ti sei io tatuato un rider sul. l'ho fatto 2 volte perché c'era spazio che Ah, ok, avanzavo. bene, beato te. Ok, uscirà un banner. Con la foto. Che altro? Mi hai fatto venire in mente Stai immaginando la scena adesso con il doppio tatuaggio. incredibile. Ok. Invece, per quanto riguarda la parte. No, vi ho già detto tutto. La È parte stata tecnica sì, pubblicata. la parte estetica ho Sì. fatto 2 strati di colore diverso in Sì. modo tale che desse più dinamicità e soprattutto staccasse nero e nero. E l'antiscivolo, tra l'altro, quando lo spiegavi non ero convinto, cioè nel senso non visualizzavo bene il risultato, ma facendolo scaricare qua dietro con le strisce che scaricano dietro, cioè ha cambiato proprio fisionomia la sella. Sì, esatto. La rende più, non so come, più dinamica. Sì, sono contento di questo, sì. La rende più dinamica, poi la criticità era proprio mantenere il centro, non so se noti la Sì, precisione del adesso centro, tu c'è un qua piccolo hai segno. cancellato il segno prima con il diluente, ma cioè, è proprio, cioè, si sente che è Perfettamente. esattamente nel centro. Esatto, questa è una cosa di cui vado particolarmente fiero. Queste cuciture sono tutte quante in linea e cadono tutte Esattamente quante al in centro, centro. come dovrebbe essere per qualunque sella. E poi è stato ricostruito uno strato, anzi, in realtà sono 2 strati di materiale confortevole, che è un poliuretano espanso. Riprendi un po' tu. Più una domanda, ma la cuffia della doccia l'abbiamo lasciata? L'abbiamo lasciata. La cuffia della doccia c'è. Questa sella, oltre ad aver avuto un intervento, diciamo, di termostatatura all'interno delle cuciture, quindi c'è tutta una bandina. Ecco, esatto, perché una delle cose che ci chiedevano tutti è, ma era un commento che era stato fatto a te, vero, sotto una storia. Sì. Ma quella sella lì quando si bagna diventa una spugna. No. No, diciamo che non è così No, e che questo, assolutamente. quello che ha commentato così è un cazzone che parla senza sapere le cose. Quindi se ti riconosci sappi che se devi parlare senza sapere le cose è meglio se stai zitto che fai solo delle gran figure di merda. A me sta proprio sta gente che deve o deve parlare non sa le Allora, robe. questa cosa qua però bisogna dare atto di una cosa, bisogna spiegare delle cose importanti. Allora, molto spesso anche a me capita di sentirmi dire che queste selle siano in Alcantara. Allora, attenzione, l'Alcantara, essendo un tessuto, effettivamente odia la pioggia, teme la pioggia, quindi dire che se cade sopra una goccia d'acqua, filtra e fa marcire di conseguenza poi tutto il lavoro che c'è sotto. I materiali che utilizziamo, oltre, ripetiamolo, hanno delle certificazioni tecniche importanti, quali quelle sulla navigazione, quindi sono tessuti similpelle che sono certificati che non entra in un filtro d'acqua. Poi vengono fatti, vuoi dire qualcosa? No, che è uscito dall'inquadratura, ti ho detto riprendi un po', ma intendevo da vicino, che tenevi il telefono qua, se stai lì non ti si vede più nel video, a un certo punto si vede te che fai così, sparisci e non ci sei più, Vieni, rimani vieni, nell'inquadratura vieni, vieni. e riprendi, Ho cioè. capito, ma non riprendo un c***o.
Ho solo la sella qua. Ma infatti, ma perché stavamo indicando le cose, se no, okay. Ci sono io nel centro del video col telefono così, era un po' brutto, no? Almeno così fai qualcosa anche tu. Ok. Non ti senti più utile al mondo, va in bene. Questa maniera. Allora, Duna, praticamente questo tessuto qua non è un tessuto, quindi ripetiamolo, è a base di similpelle, quindi già di base non filtra l'acqua. Quindi attenzione ragazzi, quando anche voi banalmente mi chiedete delle selle in Alcantara, l'Alcantara non è consigliato. Non è consigliata, a meno che sia una moto da esposizione. Allora o tu che la lasci lì, sai che non si bagnerà mai. Oppure che la classica moto dalla domenica che esci quando c'è solo il sole e non c'è neanche una nuvola. Allora a quel punto si può anche fare. Tra l'altro mi ricordo una cosa che hai detto 2 mesi fa, che il vero Alcantara lo fa solo un'azienda che si chiama Alcantara, che si chiama, e che costa un botto. Costa molto di più di questo materiale tecnico. No, molto di più. Quindi aggiungiamo uno zero davanti. Esatto. Dietro, scusa. Quindi se uno la vuole in vero Alcantara, uno, se prendi la acqua non va bene, e in più ti costa un botto di più. Esatto. Quindi cioè, sapendo questo, di base tra l'altro l'Alcantara è molto simile alla microfibra, solo che, per dire, dico una banalità, la microfibra costa 18 euro al metro, l'Alcantara ne costa 180, che non è una banalità, è la realtà del è la realtà del fatto. Probabilmente forse costa anche qualcosa in più, così un po' alla memoria. E quindi questi materiali qua sono adatti per le selle, non ci sono problematiche. Le cuciture sono termosaldate, quindi l'acqua non passa, non può filtrare, quindi ragazzi questo prodotto qua non teme nulla, teme solo Eros. No, come si dice, no, più che altro quando magari mangi un po' pesante. E quello ti temo anche io. Ma tutti ti temerebbero, le persone, anche Luna ti temerebbe. Sì, fa bene. Vero, Luna? Un E che racconta, la dice lunga sulle vostre abitudini. Se i sedili della mia macchina potessero parlare. Anche quelli della sua. Poi che cosa possiamo dire? Cosa possiamo aggiungere riguardo? Vabbè, parliamo anche un attimino della questione dei ricami. Allora, ci tengo a specificare questa cosa. Il ricamo viene eseguito con le specifiche di ogni cliente, quindi in questo caso per Eros e per Luna abbiamo creato questo logo, anzi, cioè abbiamo usato il loro logo ufficiale e l'abbiamo tramutato in punti di ricamo. Cioè, noi ti abbiamo mandato il vettoriale del logo, quindi se avete un vettoriale di una scritta di qualcosa che volete, cioè che sia poi tramutabile in punti, perché esatto, se è un disegno iper mega complesso con 10 colori diversi, chiaramente costa leggermente di più perché c'è tutto un telaio da preparare, però nel senso poi effettivamente la resa è venuto benissimo. Viene molto bene. Poi invece c'è il mio nuovo logo, questo è un lupo e ne parlo anche poco, in realtà forse non ne ho mai parlato e non ne parlerò neanche oggi. Lasciamo un po' di mistero. Oppure lo diciamo ma bippandolo. Potremmo parlare ma lo bippiamo. Sì, allora, volevo dire che in realtà ci sono letti un sacco di commenti che dicevano che assomigliava a quello degli Stark. Ma lui non ha mai visto Game of Thrones, quindi non lo sa neanche. Sì, allora, lei nemmeno, e quindi sono lui. Diciamo una cosa. Allora, un lupo è un lupo, quindi assomiglia più a un lupo. Veramente settimana scorsa gli ho detto: ma hai mai visto il Trono di Spade? No. Penso sia tipo una delle 10 persone al mondo insieme a Luna che non l'ha mai visto. Ma stavo filmando, l'hai filmato adesso? Ma come no? Assomiglia al lupo. Abbiamo avuto dei problemi tecnici. In alternativa potete filmare la sella come se fosse una chitarra elettrica, quindi suonandola. Comunque, Luna, hai stoppato tu il video? No? Sì, l'ho stoppato io. E questo non l'abbiamo detto neanche nei video precedenti. Se venite da Dario e gli dite che l'avete scoperto vedendo il nostro video o comunque una storia, qualunque altra cosa, che ci seguite, poi devi sincerarti che sia vero che ci seguono, perché ci sono perché sennò adesso persone che mi landano che tutti seguono loro, adesso io dirò ok, però cioè un po' di persone seguono anche me, non è che sono i miei clienti dicono ah, io conosco quelli di Good Rider. Ragazzi, io tratto bene chiunque, comunque sì, diciamo che abbiamo deciso di mantenere un prezzo di favore, sì, diciamo un piccolo omaggetto, non so, qualcosina che può essere variabile perché ci sono selle, esatto, che costa magari 80-100 euro rifarle, ovviamente, cioè non si può garantire lo stesso, esatto, che su una sella che ne costa 250. Abbiamo riflettuto su questa cosa qua e in effetti per noi era per me soprattutto era impossibile identificare qual è un prezzo di favore per i ragazzi che seguono i The Moon Riders, quindi nel senso ogni volta voi partite dicendo
noi siamo amici loro, li conosciamo, li seguiamo e capiamo un attimino come cosa si può fare. Io comunque vi tratto tutti quanti bene, tranquilli. Questo l'abbiamo visto anche con i clienti, se era la prima volta, quindi sì, è vero. Sì, 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 sì. Va bene. Quindi direi che questo video possiamo chiuderlo qui. Adesso, cioè, chiuderlo qui nel senso fisicamente nel laboratorio, però il video in realtà adesso continuerà perché andremo a casa, monteremo la sella sulla moto, vi faremo vedere il risultato finale sulla moto, che poi è la cosa fondamentale. Esatto. E ci sarà anche un pezzo in cui la proviamo proprio fisicamente sulla moto per dirvi come va, come non va, e se tocco. Se non tocco mi vedrete sdraiato sotto la moto sopra. Spero che non succeda. Esatto. Poi per qualunque informazione, richiesta, preventiva, eccetera. Hai lanciato il sito nuovo e io cosa ho fatto? Ho già messo anche il link del sito nuovo sotto i video. Ah, perfetto. Comparirà un banner. Quindi sotto il video trovate la sua pagina Instagram, la sua pagina Facebook e anche il sito nuovo che ha fatto. Nel sito, visto che c'è il portale tipo richiedi un preventivo, così ti rimane tutto tracciato. Sì, diciamo che ho voluto fare un sito, diciamo, molto intuitivo. E c'è anche un tasto dove potete direttamente scrivermi su WhatsApp, che è molto funzionale perché io, leggendo quei messaggi, possiamo interagire in un certo modo. Il consiglio è: scrivete sempre in modo della moto, dite subito che siete amici dei Moonriders e da lì si parte con una progettazione, anche solo inizialmente un po' approssimativa per capire cosa dobbiamo fare. Poi dopo ci sentiamo per telefono e ci organizziamo. Perché come avete visto non è che, cioè, si viene qua magari con un'idea, poi insieme a si chi sa fare il suo mestiere può venire fuori che magari una cosa non è realizzabile, vi dà un'idea diversa. Esatto, si possono fare tantissime lavorazioni diverse, anzi loro hanno voluto questa qua a rombi, poi ci sono tantissime altre soluzioni, io sono pronto e felice di consigliarvi. Bene, chiudiamo qui, vado a prendere l'altra sella che ti lascio, così due cose per fare anche quella. E oh, ragazzi, buona strada, si può dire? Sì, si può dire. Luna, vuoi aggiungere qualcosa? Tipo, ci vediamo a casa che montiamo la sella sulla moto. Te lo devo scrivere. Ma la monta lei, la monta lei. Questo è più semplice, non ci sono viti da mettere. Ah, ok. Allora, ci vediamo a casa che monterò la moto sulla sella. Monterai la moto sulla sella! E monta la moto sulla sella, però. È giusto. Monta la sella sulla moto. Beh, dai, ciao, Fanzi. Ciao a tutti, grazie. Buon. Bravi, cioè, come fai? Ciao fans! Ciao fans! Volevo chiedervi, dopo metterò anche qualche foto, ma in realtà quando avrete visto questa storia l'avrò già messa, devo ancora decidere. Ma quindi come vi sembra la sella? Perché secondo me è venuta una roba pazzesca. Diticelo qua sotto.